ragazzi, quest'oggi vi parlerò della Hammer of Good V2 clone. Dunque, questa qui è una box con due batterie in serie, due in parallelo, eroga 8,4 volt con una scarica, diciamo che se avete quattro batterie buone anche 60 ampere. Dunque, andiamo a vedere subito com'è fatta. Partiamo subito dalla scatola. Un attimo che abbasso la musica che mi dà fastidio. Allora, partiamo subito dalla scatola. La scatola è questa qui, fatta veramente molto bene. Allora, andiamo a vedere al suo interno. Adesso io la box l'ho già tolta, non è che aspettavo di fare il video stasera per aprirla, però ancora non l'ho provata bene. Dunque, allora, la scatola è questa qui. Come potete vedere, per quanto sia un clone, si fa fatica a credere che sia un clone. Guardate come cavolo è rifinita bene, tutta dorata all'esterno, sembra quasi fatta di stoffa al tatto, e all'interno è rifinita molto bene. Poi c'è questa bustina dove dentro c'era la box, questa spugnetta dove sopra c'era appoggiata la box. C'è questo, cioè, ragazzi, guardate che roba, questo certificato di autenticità della Hammer of Good V2, c'è anche il numero seriale. Pensate che c'è clone, ma sembra veramente originale. Cioè, io so che è clone perché l'ho pagata veramente pochissimo, altrimenti sarei stato fermamente convinto di averla acquistata originale. Purtroppo, cioè, originale costa 250 euro, non è il caso, che io ho speso 48 dollari circa. Dunque, su sto fogliettino c'è scritto che è vietato l'utilizzo ai minori di 18 anni. Questo device in pratica eroga 8,4 volt. C'è scritto di usare batterie sposate insieme, diciamo accoppiate sin dall'inizio, non usare batterie sbilanciate. C'è scritto di conoscere bene la legge di Ohm prima di utilizzarla, che è cosa giusta. E c'è scritto di non utilizzare resistenza di sotto di 0,4 ohm, che secondo me questa è una dicitura che hanno messo, diciamo, per una sicurezza in più verso utenti nuovi, perché in realtà questo limite non c'è. Adesso vi farò vedere anche il perché. Qua c'è scritto che la Vapor Cloud non si assume responsabilità su quello che succede, e poi ci crede pure clone, che cazzo gliene frega la Vapor Cloud, quelle originali. Allora, andiamo a vedere subito come è fatta la box al suo interno. Allora, la box è questa qui. Tasto molto duro da premere, questo è un tasto meccanico proprio, questa non ha MOSFET, niente, è nuda e cruda. Abbiamo, di qua si apre, ci vanno due batterie, vedete che è più in basso. Da quest'altro lato si apre e ci vanno altre due batterie, il più verso l'alto. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che due sono in parallelo, le due batterie di destra e le due batterie di sinistra sono in parallelo tra loro e in serie tra destra e sinistra. Praticamente due in serie e due in parallelo. Adesso io volevo far vedere un'altra cosa. Con un cacciavitino, ve la apro anche sopra e vi faccio vedere com'è fatta all'interno. Praticamente io già l'ho aperta stamattina, ci ho dato un'occhiata veloce per vedere com'era fatta, perché ero curioso, non sapevo se ci fosse una MOSFET o un full meccanico. Bene, questa qui è praticamente, adesso vi faccio vedere, al suo interno, sotto questo coperchietto, c'è semplicemente il circuito del voltmetro e nient'altro. Allora, guardate qua. Praticamente come è fatta al suo interno? Cioè il circuitino questo qui, che è quello del voltmetro, ok? Per il resto, è sempre due fili che scorgono da dietro, sono i fili del voltmetro. E non c'è nient'altro anche dall'altra parte. Praticamente, vedete, il pulsante va a muovere questo pistoncino che va a chiudere il circuito della massa e funziona. Cioè praticamente anche il limite del 0,4 non è una cosa... Cioè, questa è tutta ferro, cioè non ha problemi di... sorta. 0,4 un limite, diciamo, messo lì per stare in sicurezza, per non far male alla gente, però chi è cosciente di quello che fa, bene o male, può scendere benissimamente al limite delle batterie. Beh, in questo caso, per tirargli veramente il collo al massimo, bisognerebbe andare intorno allo 0,15, 0,14, 0,15, allora riusciamo ad utilizzare quattro batterie serie parallelo, scendendo a quella resistenza lì, riusciamo ad arrivare a 380-400 watt, e praticamente le sfruttiamo veramente a pieno. Adesso io, questa qui mi è arrivata oggi, sinceramente per provare non me la sono sentita di fare una build che scende così tanto. Io ho fatto una build da 0,24 e con batterie cariche dovremmo stare intorno ai 240 watt. Adesso montiamo le batterie e poi facciamo una prova di svappo. Dunque, le batterie qui, come vedete, non sono caricate a molla. Praticamente le batterie si mettono così, così, e poi con il cacciavite a taglio girate questi pin che sono sotto e le mettete a stringere.
Cioè, ragazzi, è realizzata con una solidità paurosa. Io, se non lo avessi, cioè, io perché l'ho comprata come clone, automaticamente non mi aspetto che sia originale, quindi per quello che l'ho pagata è impossibile che sia originale. Ma altrimenti me la potevano spacciare benissimamente per un originale, non avrei notato niente. Cioè, veramente fatto bene, avete visto anche l'interno, cioè alla fine non ha circuiti, non ha niente, quindi non è che si possa rompere. Cosa si rompe qui? È tutto un pezzo di ferro fisso. Adesso qui stiamo montando delle LG HG2 che secondo me vanno veramente bene come batterie. Sono forse meglio anche delle classiche Sony che praticamente usiamo tutti. Queste qui hanno una scarica da 25 A, ma diciamo sono quei 25 A belli cazzuti. Anche sui test di Much, questi qui risultano migliori come batterie. Comunque, alla fine sono valide entrambi, sia le Sony che queste qui. Allora, vedete, io col cacciavite stringo, metto in tira. Adesso non serve stringere tantissimo che ammaccate le batterie, basta il giusto per mantenerle ferme, sennò mi cadono da dentro. Stringiamo quest'altro pin. Allora, adesso vi faccio vedere come ho rigenerato l'atomizzatore. Ecco, adesso gli do una strettina generale a tutto, senza rovinare, senza insistere. Adesso sembra che sono un po' impedito, ma fare tutto questo con una telecamera e le braccia, cioè guardare dalla telecamera ciò che si fa, non è proprio, diciamo. Ok, esternamente la box è realizzata molto bene. Sopra, cioè, questi sono. È bella solida, anche il pin non è a molla, va regolato anche quello col cacciavitino, praticamente come abbiamo regolato sotto. La box è fatta bene, c'è un pulsante veramente. È molto duro il click, si vede che c'è una molla caricata forte, se c'è una molla, o non c'è un magnete, quello lì adesso non lo so. Esteticamente ben rifinita, verniciatura tranquilla, qui c'è il voltmetro. Questa adesso vedete dei segnacci, questa è una pellicola attaccata sopra che adesso vedete se stendo col dito vanno via le bolle, sono le bolle d'aria della pellicola. E dunque adesso io la proverò con questo atomizzatore qua, vi faccio vedere. Il Tempul da 30 mm, guardate, sembra quasi piccolo su questa box. Ecco qua, l'ho rigenerato, adesso vi faccio vedere come. Ci ho fatto due coil di qua e due coil di qua. Questo qui l'ho rigenerato con del filo da 0,60, cioè ovvero 22 VG, che sarebbe 0,64 per la precisione, e ci ho fatto 12 spine per coil su punta da 4 e mi è venuta una resistenza da 0,24. Bene, io inizialmente avrei voluto mettere una resistenza da, un attimo solo che mi metto più comodo, e così cominciamo anche a prepararci per la prova di svapo. Ecco, metto il cavalletto così voi vedete me, io vedo voi. Metto così, vedete? Perfetto, così c'è tutta l'inquadratura. Perfetto. Dunque, io volevo farla, invece di, adesso questa qui l'ho fatta col Cantal 064, io intendevo fare invece di 12 spire, farne 11 e farla con l'Nichrome. Così sarei sceso direttamente a 0,15. Però, a parte che questo atomizzatore qui l'ho rigenerato ieri per un'altra box dove scendere 0,15 era troppo. Praticamente, siccome che non sapevo neanche quello che mi sarebbe arrivato, perché questa mi arriva da stamattina e io ancora non ci ho svapato nemmeno, ho preferito fare una cosa un pelarino più tranquilla per cominciare diciamo, a prenderci le misure, perché. Cioè, prendere un affare e mandarlo direttamente a 400 watt, io, cioè, sinceramente, dovrò prendere un po' di confidenza, subito sparato così, diciamo che non me la sento. Adesso bagniamo le coil, facciamo una prova di svapo. Qui siamo a 240 watt, comunque con 0,24 di resistenza più o meno. Io se l'avrei fatto da 0,15 saremmo stati ai suoi 400 watt di potenza massima. Dopo 400 watt ce l'avrei fatta io a svapare, ma lo scopriremo più avanti. Allora, bagniamo queste coil e vediamo un po' come va. Adesso il liquido che sto mettendo è lo Schwarz Downside, sarebbe un frutto di bosco, che non è niente male. Qua liquido ne va veramente tantissimo. Adesso la prossima resistenza che farò scenderà un po' di più. Bastava fare un giro di meno per coil e invece di usare il cantante usare il Nichrome 80 e già saremmo stati a 0,15. Solo che
come prima volta su una box, sinceramente, a parte che adesso ho visto che è fatta veramente in modo molto solido, cioè non è una roba che, però all'inizio, non avendola tra le mani, diciamo che non ero proprio convintissimo di andarci a 400 watt. Adesso che l'ho vista mi sembra fatta bene, e adesso la apriamo così e facciamo una rotazione anche così. Allora, vedete quando schiaccio si accende il pulsante. Beh, il settaggio è tranquillo, si riesce a fare anche dei giri lunghi. Adesso lo metto qua. È tanta roba, anche così, comunque, forse con questo settaggio qua si riescono a fare dei giri belli lunghi che danno, diciamo, quel gusto proprio di sbapa. Cioè, dopo, abbassando la resistenza, è molto, tutto molto più caldo. Probabilmente si dovranno fare dei giri più corti, perché non ce la fate a tenerla in bocca, così non è niente male. Beh ragazzi, è un bel attrezzo, pesa 1,5 kg e per chi piacciono le cose grandi e pesanti è veramente un bel attrezzo. Poi batterie 1850. Meccanico puro, come vedete già abbiamo finito il liquido, stiamo sbavando a 240 watt. Il tempo qua sopra sembra piccolo, si potrebbe mettere qualcosa di ben più grande, si potrebbe mettere anche un 40 mm, forse anche un 50 ci sarebbe preciso ancora, senza sbordare fuori, è veramente grande. È un attrezzo molto pesante da tenere alle mani, però scendendo di resistenza secondo me si riescono a fare veramente delle gran fumate, che già che si riescono a fare benissimamente anche adesso, perché forse il video non rende sicuramente giustizia, ma fa veramente tanto fumo, ragazzi, fidatevi, fa tanto fumo, un bel attrezzo. Solo che essendo un regolatore, cioè per dire, sulla PWM io l'avrei fatta una resistenza anche più bassa sin da subito, perché praticamente, oh cazzo, è uscito un po' di liquido fuori, adesso pulisco. Uscito un po' di... sulla PWM l'avrei fatta anche più bassa, perché dopo, se comunque non ce la facevo di fumare, potevo abbassare. Qui rendetevi conto che essendo un regulated si fa... wow, mamma mia, quanto cazzo ne ho messo di liquido, tocca svapare subito. Essendo un regulated... essendo un regulated, cioè quello che fate così rimane, non potete regolare niente, quindi se esagerate la trovate troppo esageratamente infumabile. Ragazzi, ho messo troppo liquido, si è allagato tutto, si è allagato il tempo. Asciugo un po', sono le coil a bagno di liquido. Cioè c'è 2-3 ml di liquido buttato qui dentro alla come cazzo viene. Asciughiamo un po' così. Camadon! Schizza, è caldo. Come l'asciugo tutto sto liquido? Lo svapiamo, non lo buttiamo, lo svapiamo. È già finito. Butta veramente tanto. Bene, la box è veramente prestante, è un bel giocattolo. Io adesso questo qui l'ho comprata su un sito che si chiama Focale Cig, poco conosciuto, diciamo, non è famosissimo come altri siti da svapo come Pastec, Gearbest ed altri, però vi dico, sta molto sul pezzo, però ha un difetto, praticamente c'è una gestione degli ordini che è molto confusionaria, quindi io adesso non è perché voglio, cerco di utilizzarlo sempre come ultima spiaggia, perché veramente, cioè, se prendete su Pastec, quando voi ordinate c'è scritto ve lo spediscono fra 4 giorni, lì c'è
cioè diciamo vi fa vedere fra quanto spariscono, voi guardate lì e siete a posto. Invece lì invece è molto più sommario, quindi già che questi pacchetti che arrivano dalla Cina ci ballano 65 a fine di livido, ci ballano 65.000 anni per arrivare. Dopo, quando c'è anche una gestione un po' sommaria degli ordini, praticamente diventa tutto più ansioso. Però ho fatto caso che questo sito sta, diciamo, abbastanza sul pezzo. Infatti è stato uno dei primi ad avere WCMT25. C'ha questa qui, la V2, che c'ha in pratica due batterie in serie e due in parallelo. Poi c'è anche la V1, che in pratica sono 4850 in parallelo. Io non ho scelto la V1 semplicemente per il fatto che questa qui la ritengo più semplice da buildare, mentre sulla V1 dovete fare delle resistenze che scendono a 0,04, 0,03, sono veramente bassissime, basta poco per andare troppo giù o per andare troppo su. Invece con questa qui avete un voltaggio più alto, fate molte spire, bene o male riuscite a gestirvi meglio su che valore stare. Cioè 0,15 esprime il suo massimo, man mano che andate sopra sempre di meno, tipo adesso è 0,24, riesce a dare all'incirca quei 240 watt, 230-240 watt a seconda dello stato di carica delle batterie, e capite che è un valore molto più gestibile. E cos'altro aggiungere? Quel sito lì non ha una gran gestione dell'ordine, però comunque l'ha pagata veramente poco, il clone è fatto veramente bene, credo che sia lo stesso clone che si trova un po' dappertutto, però quando l'ho ordinata io non si trovava da nessuna parte, l'ho trovata lì, l'ho presa lì. Beh, il pacchetto è arrivato tramite una spedizione fatta con una spedizione standard gratuita, che però è passata tramite la Germania con DHL, ci ha battuto una mesata circa per arrivare, però vale veramente la pena. Metto dietro la telecamera, faccio due svapate e voglio vedere come si vede in video. Bene, secondo me questa qui mena abbastanza. Secondo me la BVM che ho recensito 2-3 giorni fa è molto più cattiva. A parte che questa qui riesce ad erogare fino a 600 watt, quindi è più potente, essendo una 3S, sale più di voltaggio, arriva fino a 12,4, quella lì, questa qui arriva a 8,4, però proprio come scarica, come cosa da lipo, diciamo, c'ha più ampere di scarica. Cioè questa qui con tre batterie che hanno una scarica da 30 ampere, riuscite a tenere 60 ampere di scarica. Qui ne avete 54, però ne avete 12 volt. Con questa batteria qui ne avete 54. Dopo con altre batterie di meno, di più, a seconda di quello che ci mettete. Invece qua riuscite ad erogare al massimo 60A a 8,4. Che comunque non sono pochi, perché cominciano ad essere passati 400 watt a 30A. Sono veramente tanti. Bene, la box è un meccanico, funziona bene o male. C'è un bel tasto, è rifinita bene, è un bel mattoncino pesante. C'è il display qui che non vi serve ad altro che per vedere lo stato di carica delle batterie. In pratica voi svitate l'atomizzatore, lasciugo che non uscite video. Svitate l'atomizzatore e premendo sul fire vi dice che le batterie a che stato di carica sono. Questo c'è il display rosso, vi dice che le batterie sono a 8,08, praticamente sono molto molto cariche ancora. Cos'altro aggiungere? Posso dire che è una bella box, bella pesantuccia, per fare giochi è ottima. A me piace, mi sta piacendo. Adesso prossimamente proverò a fare delle build più pesanti, per vedere di salire ancora un po' con i watt. Cercherò, cioè toglierò una spira e la farò con i crom, scenderò a 0,15 e vedrò come si comporta a wattaggi più alti. Comunque è un meccanico, bene o male si comporta pressappoco come un tubo, l'erogazione pulita da meccanico, box cattiva, realizzata in modo solido. Cos'altro vi posso dire? Se volete giocare, questa qui con $48, $50 la prendete. La BVM vi rimane comunque più pratica. Anche se io per andare a spasso non mi porto né la BVM né questa qui, io vado in giro con elettronici tipo DNA200, Wismec RX e altre cose di questo tipo qua. Però
come gioco, diciamo, la PWM rimane un po' più pratica perché la potete regolare, quindi ci potete mettere bene o male tutto sopra. Invece qua dovete fargli la resistenza montata sulla box e dovete lasciarci quella lì. Una volta buildata è quella e quello rimane. Però se fate la build giusta vi divertite tanto. Full meccanico, non si regola niente. Cattiveria pura, 4.8650 e va con un treno. Praticamente fate conto che eroga come una noisy cricket, però vi permette di scendere con la resistenza, automaticamente avere più watt, giustamente valorizzata con... La potete utilizzare anche con la stessa configurazione della noisy cricket, non vi eroga ugualmente, cioè se praticamente prendete l'atomizzatore da sopra la noisy cricket e la mettete qui, vi eroga gli stessi watt con la configurazione della noisy cricket. Il vantaggio che c'è questa qui è che avendo due serie, due parallelo, potete scendere di più rispetto alla noisy cricket e quindi raddoppiare la potenza d'uscita. Se per dire con la noisy cricket state sicuri a 0,3, con questa qua state sicuri a 0,15 vuol dire che siete scesi il doppio e avete il doppio dei watt. Non è cosa da poco, un bel giocattolino, giustamente uno non si può portare a fare del genere per slappare in mezzo alla strada, dopo non lo so, che comunque, cioè se c'è lo zainetto fa, però diciamo che non è proprio pratica, però veramente cattiva per fare i giochi è divertente, io questi qua li considero giocattoloni, però è un bel giocattolone. Riuscito a fare con questa configurazione qui tiri molto lunghi perché comunque i watt non sono tantissimi, cioè su 240 watt, però su questa configurazione qua non sono tanti. A dire, se questa qui lo metto sparato a palla sulla PWM non ce la fate a fumare su questo atomizzatore con questa build qua, perché lì sono molti più watt. Il fumo lo fa, qui nella stanza stiamo arrivando a tassi di umidità veramente sostenuti, anzi bisogna che fra un po' apro la finestra e chiudo questo video perché sennò devo fare le carte per il divorzio. Bene, il clone non si distingue dall'originale, cioè veramente, adesso io perché giustamente non ho un originale in mano, quindi non riesco a confrontarla al 100% con l'originale, può darsi che l'originale ci avrà una vita diversa, può darsi che l'originale ci avrà un altro colore di display. Può darsi che l'originale c'era un altro tipo di voltmetro, però smontandola è un... Ma che è? Che musica è uscita qua? Perché siamo innamorati. Allora, torniamo seri. Praticamente, non avendo l'originale in mano, non riesco a fare un paragone con l'originale se differisce in qualche piccolo dettaglio, però smontandola sembra una box fatta veramente, veramente bene. Loro raccomandano 0,4 secondo la... Sì, come stavo dicendo poc'anzi, praticamente se una batteria singola vi sta può stare in sicurezza a 0,10, due batterie in serie vanno a 0,20, però rimettendole in parallelo ritorniamo di nuovo a un margine di sicurezza di 0,10. Adesso scusate sto breve interruzione perché in pratica è finita la memoria nel telefonino tutta stasera, si è bloccato il video e ho dovuto riprenderlo. Bene, cosa volevo dire? Chiudiamo il video, facciamoci una sbapata. Tanta roba. Bene, cosa volevo dire? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace. Nei prossimi video vi parlerò del VCMT Clone da 25, che ce l'ho in ordine. Vi parlerò di come ho wrappato questa qui e l'ho fatta diventare così carina. Questa l'ho anche riverniciata sopra il wrap col trasparente, poi ve ne parlerò. Bene, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate mi piace. Nei prossimi giorni molte chicche. Svapatina finale. Un saluto a tutti.